la regione, mele secche, sono dei parolai, gente gentaccia. Gentaccia, perché se mi permettete, io ho mandato varie persone a parlare con chi dovevano parlare per fare un progetto. Il progetto è stato fatto nel rispetto delle richieste che erano state fatte, va bene? Evidentemente qualcuno tra regione e altri cavoli ha ciucciato male. Sta di fatto che non posso leggere che chi ci ha dato i suggerimenti per, e parlo del direttore sanitario dell'ospedale di Terni, si faccio nome e cognome, chi ci ha dato delle indicazioni per fare certe cose poi non può scrivere puttanate che ha scritto. Cioè, voglio dire, se ha bisogno di 5.000 euro me lo diceva, poi se vuole fare querele le facesse, però attenzione che anch'io ho nome e cognome e indirizzi, perché mi sono anche un po' rotto le palle di questo atteggiamento ternano dove ogni cosa che si dice finisce davanti a un magistrato, come se io dovessi avere paura della magistratura. Male che vada, vado in galera, signori, non è una cosa difficile, almeno mi riposo, faccio sport. Non le piace parlare di Ternana, però è doveroso dopo la retrocessione. Non è che non mi piace parlare di Ternana, mi piace guardare la Ternana, è l'unica squadra che io tifo. Mi dispiace tantissimo che la Ternana sia retrocessa in Serie C. Ma aiuterà Guida anche dopo la retrocessione? Prima di tutto voglio rispettare il presidente. Il presidente che ha fatto gli investimenti che doveva fare, che ha fatto il suo campionato. Io tutto sto bordello che c'è intorno a questa situazione non lo capisco. Manco io avessi portato la Ternana in Serie A. Cioè, io sono arrivato a Terni e sono retrocesso. Ora scusatemi, Guida è arrivato a Terni e è retrocesso. Cioè, vedo e leggo una serie di cose che sono veramente assurde. E certo, ora è un casino perché dobbiamo tornare in Serie B. La città si merita la Serie B, anzi questa città si meriterebbe anche la Serie A, almeno bisogna assaggiarla. Bisognerà aiutare Guida a fare bene il suo lavoro e quindi dargli una mano, ma però anche, anche Terni deve decidere di aiutare Guida, perché lo stadio è sempre vuoto. Quindi qui vedo gruppetti di tifosi che fanno tante chiacchiere, soldi però non ne mettono, non vogliono manco pagare biglietti, rompono tanti coglioni, che seguono la Ternana saranno 100, 200, quanti sono? Ci arriva a 250 persone. Detto questo, signori, anche qui fate tante chiacchiere per nulla, quindi sempre la porta aperta per parlare con i tifosi. Io non ho nessun problema a spiegare ai tifosi quanto stanno sbagliando, però credo che la tifoseria vera sia quella che ama veramente una squadra e che l'applaude anche quando purtroppo va in Serie C. Ad Ascoli questo è successo, evidentemente quel tifo tanto odiato dai tifosi ternani è più intelligente del tifo ternano. Che cosa vi devo dire, cari signori? Ascoli però hanno contestato. Hanno contestato dopo, signori. Hanno contestato la società. E la società l'hanno contestata perché c'è una storia e bla bla bla. A Terni io non l'ho sentito un applauso verso le sue, ho visto subito scagliarsi gente. Poi mi fate capire voi una cosa, ma quando sono retrocesso io, no? Ma tutti hanno accusato il presidente precedente? A me sembrate buffi, no, risponde a Ternani, ragazzi, io ero un imbecille. Una piccola parte, parliamo di quanti vogliono venire stasera qua a contestare, 10, 20, quanti sono? 5, ne è arrivato qualcuno? Non ci sono, che cazzo vi devo dire, signori, cioè, mi dovete perdonare, stiamo a parlare delle stesse stronzate, Ternani intelligenti mi scrivono, parlano, certo sono incazzati come sono incazzato io, cioè penserete mica che io sono felice perché la Ternana è retrocessa, che cosa abbiamo dimostrato? Una minchia abbiamo dimostrato, la fatica di quanto ho speso, ragazzi, io ci ho lasciato 105 milioni per portare la Ternana dove cavolo era. Quindi ci vogliono i soldi, ci vuole coraggio e fortuna. Lei ha fatto degli investimenti milionari per riportare in Serie B la Ternana. Ragazzi, Guida ce l'ha questa forza secondo lei? Allora, siccome io non sto dentro al portafoglio di Guida, sinceramente mi torna difficile. Io vi posso dire che Guida ha pagato la società che ha comprato, l'ha pagata 7 milioni. Li ha pagati, ha fatto un atto da un notaio, il dato è pubblico. Vi posso dire che Guida ha pagato fino ad oggi, mi risulta, gli stipendi regolarmente a tutti i suoi calciatori. Io credo che Guida abbia delle buone idee, credo che ieri o oggi Guida stesse a Milano per parlare dello stadio, della costruzione dello stadio. Guida non è uno sciocco, è un imprenditore intelligente
sa fare il suo lavoro, è una persona per bene, forse troppo per bene, e credo che abbia già trovato il modo per costruire anche lo stadio. Quindi, cari signori, qualcuno confonde la squadra della Ternana che gioca con il progetto Stadio Clinica. Guida sta un passo avanti rispetto, per esempio, a chi costruirà la clinica. Chi costruirà la clinica? Io costruirò la clinica. Così la politica può cominciare a rompere con io. Ma è evidente che va avanti. Cioè, stiamo parlando di milioni, miliardi, stiamo parlando di un benessere della città. Guardate, io faccio il sindaco della città. Se il progetto è stato approvato, sì, il progetto dei tempi si andrà avanti, se no il progetto sarà preso e venduto a una multinazionale che lo costruisce. I ternani non devono avere problemi. Stadio Clinica, il progetto va avanti. Cioè, signore, io faccio il sindaco di Terni, che faccio? Taglio l'erba e non mando avanti il progetto Stadio Clinica? Cioè, non ci siamo ancora capiti. Mi dispiace che voi consideriate questa amministrazione un'amministrazione... Signori, non l'avete mai avuta un'amministrazione così a Terni? Senta, ma gli insulti alla sua candidata di Livorno?